Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi parlo di due cose negative, di due sconsigli, diciamo così. Perché le due serie italiane che ho visto, una la sto ancora vedendo, secondo me non funzionano. La prima è la storia, con la regia di una notevole regista, Francesca Chibuji, e l'interpretazione della protagonista Jasmine Trinca, eppure è un'attrice che a me piace molto, però qui non, secondo me non va, non funziona. Quando si prende in mano la storia in generale e poi il libro di Elsa Morante, secondo me un regista che mette in scena dovrebbe lavorare moltissimo a togliere enfasi, a evitare il più possibile il rischio delle sottolineature enfatiche o retoriche. E invece la miniserie su Rai Play, secondo me, ci casca in pieno. Ogni tanto usa il grandangolo, ma anche quello produce un effetto ancora più di enfasi. E l'interpretazione di Jasmine Trinca è tutta impostata fin dall'inizio nell'atteggiamento, vabbè, comprensibile, no? Ma è proprio accentuato fin dall'inizio l'atteggiamento da vittima, da quasi corpo quasi accartocciato, un po' ingobbito. E secondo me è una sottolineatura che è un po' enfatica e che non sarebbe stata necessaria. Il figlio che all'inizio vediamo, il figlio grande che all'inizio vediamo fascista e con l'entusiasmo vitalistico del fascismo, poi lo ritroviamo partigiano e di nuovo con lo stesso entusiasmo vitalistico, un po' connotato dall'inizio alla fine da questa unica traccia, lo stesso Giuseppe, il piccolino, che ha degli occhi magnifici, ma che insomma, secondo me nell'insieme contribuisce un po' a cadere in una dimensione che tende un po' al patetico, eccessiva, secondo me. Un disastro ancora più forte, La lunga notte, con la regia di Giacomo Campiotti e l'interpretazione di Alessio Boni, che interpreta Lino Grandi. Siamo alla vigilia della famosa seduta del Gran Consiglio del Fascismo, i giorni precedenti. E anche qui il piede è sempre sull'acceleratore emozionale. Gli uomini di potere, Mussolini per un breve apparizione direi, almeno io ho visto 4 episodi su 6, forse ritornerà anche in seguito, una breve apparizione di Hitler. Gli uomini di potere hanno sempre un'inquadratura dal basso verso l'alto, sempre, non solo in qualche momento. Claretta Petacci sembra faccia la pubblicità della lingerie, è sempre seminuda, addirittura una volta in bikini, sempre lì predisposta all'accoglienza carnale del duce, che pure lui sempre predisposto, anche questo è il suo vitalismo che lo contraddistingue, però l'effetto è un po' ogni tanto della storia guardata dal buco della serratura della camera da letto. Insomma, secondo me non ci siamo per niente. La madre di Claretta, sempre connotata da questa cattiveria calcolistica perché deve fare gli interessi della famiglia, e tutti gli attori che recitano come se sotto di loro ci fosse una didascalia che dice adesso passione, adesso dolore, adesso dubbio, adesso desiderio sessuale, ora mostra che sei stupito. È, secondo me, un discreto disastro, quindi per questa volta non due consigli, ma due sconsigli piuttosto forti. Arrivederci a tutte e a tutti.